Ragazzi, salve a tutti. Siamo in compagnia del Batlan Benedetto e del suo aiutante, il Robin dei poveri. Ci parleranno delle stranezze in Germania. Secondo me, una stranezza della Germania è che lasciano entrare nei propri confini un tipo come Lan Benedetto, per esempio. Sentiamo cosa hanno da dirci questi due. Ragazzi, sono qui col grande Pitto Santo, mi vuole raccontare una cosa che succede qui in Germania. Ce la racconterà, che onestamente dice che neanche io la so, ok? Sentite perché il video sarà interessantissimo. Ci sono tante cose che tu non sai, l'han benedetto. Andiamo avanti improvvisato, un video improvvisato, intervista. Un video improvvisato, come sempre. Intervista. Speriamo che lasci parlare l'intervistato, perché di solito il l'han benedetto non lascia mai parlare l'intervistato. Un italiano in Germania che mi vuole raccontare qualcosa, e tu Lambre, ti devo raccontare. No, raccontamelo, lo registro, lo mando in onda. Vai. È partito? È partito, sì, poi lo carico. Baden-Württemberg, faccio l'ingresso come facevo. Comunque non lo cambio. E già non lo lascia parlare. I primi 2 secondi, le prime 2 parole dell'intervistato, il Robin dei poveri, subito interrotto. Cosa volevi dire di così Vorrei tanto? approfittare del tuo forte potere mediatico. Vabbè, una volta, adesso non Vabbè, più. insomma. Oh, esatto, almeno il Lan Benedetto è sincero, esatto, una volta aveva il potere mediatico, oggigiorno. Dopo questi video vedrai che Va bene. tornerai a essere. Vorrei Ah, approfittare. devo dire che siamo in Germania, Sì. anche se. Allora, faccio vedere, sono all'area di sosta di Breisgau, anche. L'aria di sosta. Per favore, qualcuno dica al Lan Benedetto che si dice aria, non aria. Se in cambio sono tutti targati Polonia, Romania, Sì. sono tutti dell'est Europa, però siamo in Germania, Dobbiamo, ok? Mi dobbiamo. confermo. Ma non è vero che tutti i camion sono targati Polonia o Romania. Ma non esagerare che questi giorni ho guidato per le strade tedesche pieno di camion targati Deutschland. Siamo in Germania. Dobbiamo Ma sbrigarci. fai vedere qui che hai Sì, un preso. caffè. Esatto, un caffè Ormai mi sono abituato a bere tedesco. un caffè Sei abituato tedesco. al caffè tedesco. Niente, non lo lascia parlare all'intervistato. Dobbiamo un po' sbrigarci perché tra un po'. Esatto, inizia a lavorare. No, arriverà la polizia. Mi vedono così, qualcuno telefona. Cosa mi devi. Tranquillo che se arriva la polizia è per il Lan Benedetto. Volevo approfittare per. Vieni un po' qua. Per lanciare, cercare di diffondere un'usanza, no? Tedesca. Raccontaci qualcosa. Questo qua ride, è camionista qui. E questo è targato Germania, però. Questo camion è targato. Ecco, subito la figuraccia. Ha detto che sono quasi tutti targati, no, tutti targati Polonia, Romania, e ti è il primo che gli passa davanti è targato Germania. Questo qui è pregiudicato. Poi fai una. Raccontami una cosa scioccante dalla Germania, no? Occhio al camion, vai Vieni, qua dietro. vieni qua. Vai. Poi farai una playlist Pito Santo, eh? Ok, dai, vieni, raccontami. Aspetta che passa uno targato Repubblica Ceca, questo qui, vai. Pensa che sia un partito. Sì, infatti. Va bene, sabato. Lavorano anche al sabato qua. Qua lavorano. Lavorano sempre, i camionisti lavorano sempre. Ma non so quando metterò sto video, magari lo metto domani, dopodomani. Raccontami quello di Allora. scioccante della Germania. Oh, dopo 2 minuti e 16 secondi, forse inizieremo a sentire qualche stranezza della Germania. Scioccante. Degrado in Germania, no? Praticamente. Degrado qui dove sei tu molto poco, diciamo. E lascialo parlare, porca miseria. Diciamo che degrado c'è anche in Germania, però sta zona qui. Non mi fa parlare, Lambre. E dai, vai, vai. Esatto, finalmente. Non lo fa parlare, esatto. No, è bello che con Lambre detto io volevo scrivermi, no, farmi una scaletta, ma non. Vai, è tutto improvvisato. Improvvisiamo. Esatto, è impossibile farsi una scaletta con il Lan Benedetto perché non lascia parlare i propri intervistati. Qua in Germania si usa che quando un qualcosa non serve più,
Ok, ma è ancora in buone condizioni, insomma, discrete. Diciamo che ti voglio interrompere. Qui da te nella zona di Friburgo, diciamo, ok? Sì. No, perché non è tutta la Germania, diciamo, dopo c'è quello che guarda. No, ma io sono... Ma lascialo parlare, lascialo parlare. E che cacchio? No, Reno-Vestfalia. No, io sono in Sassonia. Io sono a Francoforte. A Berlino non è così. Diciamo, qui da te, al sud della Germania. Esatto. No, perché anche in Italia non è. Vabbè, non è tutto uguale. Va bene, le buche non ci sono in tutta Italia, ad esempio. Davvero? Insomma, quasi. Beh, 90%. Va bene, nella mia zona un po' è migliorata, diciamo adesso. Sì, ma le buche non ci sono mediamente in tutta la Germania, sia al sud, sia al nord. Sia a Berlino, tanto odiata da Lambrenedetto, ma non c'è manco una buca per strada. Proprio nel mio tratto. Eh beh, dopo che hai fatto i... sì, dopo che gli ho rotto i coglioni, vai. Beh, insomma, quando un qualcosa non serve più, lo si espone fuori dalla propria abitazione, molto semplicemente. In che senso lo si espone? E questo, questa roba qui... questo accade in tutta la Germania. Non è che accade solamente nel sud della Germania, accade in tutta la Germania. Non la sapevo neanch'io. Infatti. Questa roba non la sapevo neanche. Che ne so, cioè... Io so che quando non c'è più delle cose che te le portano via. Cioè, sì, cosa sì, 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 sì. Ma se sono in buone condizioni, discrete condizioni, tipo elettrodomestici, mobili, anche vestiti, qualsiasi cosa, un televisore, lo esponi fuori dall'abitazione, ci metti un cartello con su scritto zu verschenken, che significa in regalo. Ecco, e questo accade in tutta la Germania, non solamente nel sud della Germania, ragazzi, accade in tutta la Germania. Davvero? Sì, sì, sta roba qui non la sapevo. Qui da noi si usa, sì. Sta roba qui non la sapevo. Non solo da voi, in tutta la Germania, ragazzi. E ti devo dire che questa cosa non la sapevo. Cioè, so perché qui da te comunque la conosco. Perché non la sapeva? Perché quando ipoteticamente, tra virgolette, il Lambrenedetto ha vissuto in Germania, non ha prestato attenzione a questa cosa. Perché accadeva anche a Ludwigshafen, no? Perché lui dice che ha vissuto a Ludwigshafen. Accadeva anche lì. Bene, anche se io ho abitato 150 km più sopra, so benissimo che qui metti fuori le uova, i libri. Ovunque accade, ragazzi. Ovunque, non solamente nel sud della Germania. Esatto, però c'è il self-service delle uova, il self-service della frutta. Beh, questo c'è ovunque in Germania. Dei fiori, questa non la sapevo. Esatto. Cioè, quindi se tu vuoi mettere fuori qualcosa, lo metti fuori, ci attacchi un cartello, zu verschenken, che significa in regalo, buono, e chiunque passando di lì vede. Ma se mettiamo, se andiamo in Germania e mettiamo il Lambrenedetto sulla strada e ci scriviamo zu verschenken in regalo, ma secondo voi qualcuno se lo porterà via? Gli oggetti esposti, se li può pigliare e portare via. Se qualcosa ti interessa, lo prendi e te lo porti a casa, molto semplicemente. E puoi trovare di tutto e di più. Anche vero. Noi abbiamo trovato, che ne so... Ma davvero? Sì, sì, sì. Questa sì. Zona qui... Sì, qua funziona così, abbiamo trovato anche noi. Anche noi a nostra volta... Non metterlo... Aridai e costo qua, no? Succede dappertutto in Germania, mannaggia. Sulla macchina, Lo metto sulla macchina, no, però, o sul motorino, però, se ti porta via la macchina. Però lo puoi mettere sulla suocera. Metti fuori la suocera, no? In regalo. Noi lo metteremo sul Lambrenedetto. No, fate gli scherzi. Cioè, anche tu qui, vabbè, ma tu vivi in paesini in realtà molto piccole. Diciamo la zona dove stai... appena fuori Friburgo, nella zona, sì, diciamo, della foresta, cos'è qui, è la bassa foresta nera, giusto? Sì, dovrebbe già la foresta nera là di dietro, sud della già Germania, sud del sì, Baden-Württemberg. E questa roba non la sapevo. Sì, sì, sì. Ma tu passi, può sempre succedere? Sì, cioè sì, tu li metti fuori. Esatto. E per quanti giorni stai? Stai 2-3 giorni, per dirti. Ma dipende della roba. Ma non ti rompe le palle, scusa, il comune che tu metti. No. Ma se ti ha appena detto che lo possono fare tranquillamente, perché il comune ti dovrebbe rompere le balle? No. Dove li devi mettere? Nella tua proprietà? Non puoi mettere sul suolo pubblico? Appena fuori, diciamo. No, lo puoi mettere sul suolo pubblico.
sul marciapiede, chiaramente, non è che li metti in mezzo all'autostrada. Come dalla porta se, di casa. Se hai una casa indipendente, la sì. metti, la metti sì, alla porta d'entrata. E se abiti in un palazzo, lo metti comunque fuori. Ah, ok. Esatto. Ok, vai a trovare in una piccola specie. Noi palazzo. Abbiamo trovato qualcosa, a volte abbiamo esposto noi qualcosa. Davvero? Sì, è molto interessante. No, infatti, io spero che... Ah beh, questa roba veramente non la sapevo. Esatto, spero che dico. Nel nostro piccolo, insomma, chi da questo momento guarderà questo video, anche in Italia spero che... è una cosa molto utile. E poi, esatto, e poi cioè. È anche un discorso utile. Beh, è chiaro che se dipende poi anche se è una via di passaggio, perché se sei in una via chiusa nessuno lo vede. Eh beh, certo, Lambrenedetto, mi sembra chiaro. Boh, dai ragazzi, tanto penso che l'argomento del video sia questo, ovvero la possibilità ovunque in Germania di poter lasciare elettrodomestici, per esempio, in buono stato e ci mettete il cartello Zuffer Schenken in regalo. E qualcuno se lo porterà via. Bene, per questo video è tutto, un caro saluto da Il Buzzo, ciao ragazzi.